E ripetuti nella Master League, siamo contro la Juve, un calendario davvero tremendo. Poi mi sembra che avremo l'Empoli e poi il Napoli. Non è che stanno andando tanto bene le cose, siamo aggrappati a un filo da inizio stagione dove la società ci ha chiesto la qualificazione in Champions League, ma vedremo. Siamo in casa contro la Juve, giochiamo, parte Morata, Fernandez. Giro palla, Raul Albiol, subito Vlahovic che va a pressare, chi vuole? Lukic. Oggi terzino. non c'è nessun altro da mettere, adesso devo guardare comunque. Raul Albiol, Castelldai, centrocampista, fa girare la palla bene su Alvaro. La palla su Criscito, De Sciglio su di lui, Alvaro chiama palla, riceve con un tocco leggero per la deviazione, Alvaro anticipato e libera la Juventus, attenzione, veniamo indietro, Carvaio, niente, Zaniolo, pallone in mezzo, bravissimo Criscito, Mirante, Kiwar. Giro palla, ancora Lukic, mette in mezzo per Miretti, grandissima rasoiata come al solito, Fabio Silva, e allora Zaniolo adesso che deve ripartire, la palla in mezzo per Morata, Morata, parte il tiro, la parata nel portiere della Juve, ma c'era un fallo, non visto, si fa per dire dall'arbitro, allora Castelldai che farà la corsa da centrocampo. Pallone in mezzo, ancora Castelldai, pallone fuori gioco. Solita prassi che dura da 23 anni su questo gioco. Chiami il rientro ai giocatori dopo l'angolo e il rientro non viene effettuato. Bremer, nella realtà voci Tottenham per lui, eh? Alexandro. Silva che va subito a chiudere le fasce laterali. Allora Pogba. Pallone Ake. Alessandro lo segue Lukic, pallone lungo, arriva la palla in mezzo, il colpo di testa mancato, recupero della palla, Veron esterno della rete. Juve è pericolosa. Io opterei anche per un pareggio, perché la vedo in vena la Juve, è sempre, sempre pericolosa anche qua. Vediamo adesso qui, guardate come chiudono bene, è un gran casino dare via la palla. Proveremo a giocarla larga, lunga e larga da questa parte, ben fatto. Criscito, la pallone ancora verso Castelldai, la manovra si inserisce in mezzo, Mazzaniolo come al solito. Non si fa trovare. E allora Rabiot, grande, qui però ha fatto una gran chiusura. Si ripropone in avanti allora con Miretti, il grifone. Mamma mia, occhio perché pressano da bestia, pallone dato verso Lukic, sbaglia tutto Pogba. Attenzione Raul Albiol. Ake, Kiwar, deve chiudere. Calcio di rigore per la Juve. Calcio di rigore per la Juve. Fallo di Miretti. Andiamo a rivederlo. C'è poco da dire, secondo me qua è rigore netto. Vediamo. Ma, molto dubbio. Vlahovic contro Mirante, parte Vlahovic, il pallone a sinistra, 1-0 Juventus. Rigore secondo me che non c'era, rivediamo. Molto dubbio. 1-0, Morata, Fernandez, pallone a Zaniolo. Gira dall'altra parte in direzione di Castelldai, mette in movimento Alvaro Morata che svirgola il pallone, la palla ancora appoggiata a Zaniolo, pallone inserimento sbagliato. Zaniolo in questo genere non sta giocando più bene. Attenzione a che Vlahovic, a che recupera il Genoa. Lukic, pallone a Zaniolo, la palla adesso a Fabio Silva che si può girare, si gira Fabio Silva. Mette in condizioni Lukic di provare ad andare al cross, affonda ancora il colpo, mette in mezzo il pallone Zaniolo, fuori! Zaniolo
Spagnolo fuori, ma togliamo Lukic terzino, ragazzi, ma non scherzo. Perché me l'ha messo terzino? Sto gioco ogni tanto, guarda, ogni tanto sbotta di offa. Mettiamoci. Chi è il più veloce tra i due? Zelfui con 85. Bague 78, prova più accelerazione, mettiamo Zefuri, dai. Non mi sono accorto di questa cosa, Madonna santa. Lukic, non è tanto contento, però tanto sirene di mercato per lui. Foster, Rugani, Rabiot, Rugani, De Sciglio. Gioca bene la Juve, gioca bene. Si è ripresa, Rabiot, ma era prevedibile, eh. Vlahovic ha anticipato molto bene, ma la palla che rimane ancora lì. Io Ho un pensiero me lo fai. Mi visto. aiuti a fare la doccia. Perché Un attimino però. dice che tutto gli sudore così non ce la vedi più di là da Cinamano. Un attimino, dai, Eh sì, arrivo. ma con calma, non ti ho fatto. Pallone ancora Zaniolo, scusate, è entrata mia mamma, la devo aiutare a fare la doccia, ma finiamo prima sta partita. Allora Ache, niente, palla calamitata. Alessandro e gliela porta via, grande Miretti, andiamo, saliamo, vai Miretti, porta palla, vai Morata, fai sto movimento centrale. Pallone messo lì Fabio Silva, pallone Alvaro Morata, colpo di testa! Ma cosa ha fatto? Mamma mia, che gol! L'arciere delle tenebre, il Buritre, le cantine buie, si riapre la porta. Mamma mia, che cross! Ma Miretti cosa ha fatto? Questo ragazzo è eccezionale. Ha portato via due uomini. Fabio sì, ma poi Morata la pizzica con un po' di fortuna sul rimbalzo di Rugani. Andiamo a rimettere la partita in parità. Pallone allora adesso Rugani. Lo lancia da questa parte. Recupera ancora, ma commette fallo a seconda dell'arbitro Castellani. Ma non so dov'è il fallo qua. Non è per essere imparziale, ma secondo me non è fallo, l'ha anticipato col corpo. Boh. Vabbè, Pogba va a lanciare in mezzo il pallone Fernandez. Dobbiamo allungarci un po' però ragazzi, siamo troppo bassi. Castedine, con la Juve prendi le mazzate se giochi così. Allora Castedine, tocco centrale intelligente per Fabio Silva, fa viaggiare ancora Alvaro Morata, Morata, la piazza! Che inserimento, anzi Zaniolo, scusatemi, Zaniolo, un po' sotto polemica in questo periodo, ma io direi che sì, si può polemizzare per certe prestazioni, ma è sempre forte, è sempre forte, quindi tutta la vita assolutamente ci sta le critiche, però ragazzi che taglio ha dato Fabio Silva qua, mamma mia, d'esterno Zaniolo, pallotto in buca. Il corvo, c'ha un naso che sembra un corvo, però è forte ragazzi. Bene. Pallone ancora affidato adesso, c'è Zefuik attacca alla grande. Ancora la palla da questa parte e ancora Zefuik che può andare al cross. Vediamo se brucia Bremer, meglio tornare indietro. Allora Zefuik. Lo scarico di Miretti centrale per Fernandez, carica il tiro, deviato, la parata di Foster, rilancio in avanti, sbaglia tutto il portiere inglese, poi nella ricaduta del pallone la Juve se lo ritrova lì. E allora Alexandro, veniamo giù a difendere, chiudi Fernandez le diagonali, le devi chiudere tu, attenzione Vlahovic, fermato. Pallone in mezzo, Fernandez, mamma mia, lo allontana. E niente, non mi dà il comando su Zaniolo, non capisco il perché qui Zaniolo però sbaglia, doveva chiudere qua, eh. Attenzione Alessandro, la mette ancora in mezzo Vlahovic, palla che rimane lì. Bella lì lunga. E niente da fare, la Juve la recupera. Ancora Juventus, Fernandez, pallone in mezzo, vediamo se arriva il gol della merda. No. Ancora la palla.
Niente, Zaniolo non la tiene nei piedi, c'è un pressing asfissiante. Che palle. Attenzione al calcio d'angolo, sta in porta Mirante, vai Fernandez, qua è tua, 2 minuti a recu con recupero, pallone in mezzo deviato ancora in avanti da Fernandez. Dobbiamo uscire, palla nei piedi, adesso la porta via Criscito, la porta via Criscito, allora la palla da questa parte, bucata ancora la difesa, Fabio Silva, porta tiro! Mamma mia che ribaltone ragazzi! In mezzo a due, Ari, che palla gli ha dato Alvaro, che partita oggi Morata! Guardate, questo è fallo, chiaramente Foster, mamma mia, indecente, aveva le braccia con i chiodi fissati. 3-1 il Genoa, andiamo in campo sempre così, vediamo se c'è qualcuno da cambiare. Arrivo, ma finisco solo sta partitina, arrivo. Secondo tempo, 79 anni ragazzi, casino, bisogna aiutarli, poverini. Sarabia entra, il deserto, il Sahara entra, Alexandro, Ake, ancora verso Pogba che non si è ancora visto, recupera la grande Fernandez, controllo di palla eccellente, Fabio Silva, ancora Fernandez, mette in mezzo per Alvaro Morata, il tocco all'indietro, mamma mia che partita stiamo giocando, pallone a Criscito, 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 se la fa ridare. Palla in mezzo, Zaniolo, il tocco verso Miretti che ha un buon tiro, carica questo tiro, la palla viene deviata, De Sciglio, Foster. E ancora Castelldain, tiene lì il pallone. Attenzione, Miretti ha giocato una partita eccezionale, qui c'è fallo su Zaniolo, non viene fischiato. Andiamo indietro, difendiamo, difendiamo, esci, esci Mirante, bravissimo. Padrone dell'aria oggi, ha riscattato le brutte prestazioni di Bologna e ci sta però Azzeffuli che andrà via, non vuole rinnovare, questa è una grande perdita. Miretti, pallone ancora Zaniolo che sta giocando abbastanza bene, si è ripreso e allora la palla verso Castelldain, ancora tiene lì Criscito, Castelldain vede il movimento, poi Morata, Zaniolo, wow, mamma mia. C'è stato un brutto fallo però qua, vorrei rivederlo un secondo, forse una gomitata, non lo so. Andiamo a vedere. Ah no, no, niente, niente, niente. Siamo ormai al 56esimo. 3-1 Genoa, ribaltato l'1-0 su un rigore molto dubbio. Carvaio, Rabiot, Rabiot, pallone De Sciglio. Castellan qui doveva intervenire, Paolo Sarabia, Rabiot, attenzione Pogba, Pogba avanza, pallone ancora Zaniolo che chiude tutto qui, ancora su Pogba, le porta via il pallone, le porta via il pallone, grande, bravissimo, chi vuole? Palla ancora Miretti, il gioco verso Zeffuik, si sovrappone Miretti, si sposta, ma poi qui Zeffuik che cazzo fa, ma cos'è sta merda? Esce Rabot, entra, esce, trasforma il Rabiot, esce Pareio. Cioè, esce Rabiot, entra Pareio, vabbè. Ache, ancora, pallone a Miretti, lunga per Ache, no, la va a prendere la rovesciata, mamma mia, gran colpo qui di... Poi Zeffuik che allontana il tocco di Fabio Silva, bellissima questa azione, allora Zaniolo si può distendere. Aspettiamo il movimento, non avviene. E allora Fernandez controlla tutto, la palla ancora in mezzo. Ancora Zaniolo! Carica questo tiro, deviato ancora una volta, De Sciglio. Dobbiamo pressare con la Juve, giocare così. Carvaio, 65esimo. Juve è molto lenta, forse giù di forma. Pareio mette in mezzo questo pallone, chi vuole? Bravo Albiol, controllo con eleganza e poi la palla a Criscito. Che partita che ha giocato il quasi quarantenne bandiera del Genoa. Fernandez, palla ancora verso Morata, la va alzare di sbiego e respinge la difesa della Juve. Alexandro e Ake,
settantesimo, mamma mia, porteremo a casa una vittoria preziosissima contro una delle favorite per la corsa scudetto. Quest'anno non assolutamente, però Champions ci può arrivare. Pogba, Pogba, ancora la palla in mezzo, Morata, Morata, viene anticipato, poi liberiamo tutto col triangolo. Perfetto, Fabio Silva, ancora, mamma mia, che partita abbiamo giocato, messi benissimo in campo. E allora il pallone lungo verso Morata. Morata la riconquista, attenzione, poi gli scappa nei piedi. 73esimo. 3-1 Genoa. Mamma mia. Non me l'aspettavo sinceramente, però Genoa quest'anno è forte, attenzione. Carvaio. Palla allargata dall'altra parte. Miretti che chiude. Che parti. Che partita ha fatto sto ragazzo, un acquisto eccellente, delude pochissime volte, quasi mai. Ake, lo attacchiamo. Allora andiamo a giocarcela qui, andiamo ad appoggiare l'omino. Attenzione che entrano in aria, parte il cross, tutto voluto in questa maniera qui. Castel, dai, mette giù, non fa giocare, e arriverà il cartellino giallo. Allora ragazzi, è ora di fare qualche cambio, vedo che la CPU non li fa, forse perché avevo tolto il cambio, la sostituzione. Allora ragazzi, Castel può andare fuori, mettiamo Carja e Zaniolo lo lascerei ancora, mettiamo Carja, esce applauditissimo Achille dalla Grecia, Castel Achille. Mamma mia che giocatore, compratelo se giocate a PES perché è eccellente. È un giocatore che ha creato la CPU, però parti con voti veramente bassi. Attenzione che entra colui che la traversa intanto, che risolve i derby, poi non segna più. Bravo Albiol, pallone lungo, palla verso Fabio Silva, si distende il Genoa e allora Morata. L'arciere, l'arciere, parte il tiro, buono, mamma mia. E andiamo a sostituirne un altro perché è giusto dargli standing ovation a Miretti che non è più, e facciamo entrare Fernando e spostiamo Fernandez da questa parte. Non abbiamo più cambi, 3-1 Genoa, standing ovation per questo ragazzo eccezionale, mamma mia, grande Miretti. Preso dalla Juve, mi sembra un anno fa o due. Tanta roba. Foster, Rugani, deve ancora crescere. Siamo all'80esimo. 3-1 Genoa. Pogba, non si è visto oggi. Pogba, Sarabia. Pareio, Sarabia, De Sciglio, Locatelli. Palla in mezzo a Pogba, attaccato subito, raddoppiato, subito Vlahovic, fuori. Minchia come l'ha tenuto bene Kiwar su Vlahovic, madonna. Si riparte ancora con il Genoa che deve giocare questo pallone ben il meglio che può. E allora tiriamo su, sono tutti marcati. 83esimo, Morata al colpo di testa, lascia sfilare Zaniolo, ma dietro c'è Pogba. Allora Sarabia, pallone a Vlahovic, attenzione, Vlahovic può avanzare, palla lunga, Criscito, mamma mia, Karja, pallone ancora Karja, ma data male, meno male che c'era nel recupero, poi Fernando mette in condizione adesso il Genoa di attaccare, Fabio Silva che c'è un gran tiro, ancora un tocco. Parte questa grignata! Madonna Foster, che parata qui! Tiene ancora un pizzico in piedi la Juve, che in questo campionato davvero vacilla. Criscito, pallone a Carja. Carja si fa anticipare da pallone d'oro Locatelli. Pogba sarà già un giocatore con la roba lì. Sarà, però io nel Torino ce lo vedrei abbastanza bene, anche. Fermato, non c'è fallo, allora Zefui con calma. Fernandez buca l'area di rigore, mamma mia.
press è tutto campo, la Juve ha patito tanto questo pressing, pallone ancora in mezzo, di ritorno Karja la recupera, Kiwar, e allora dall'altra parte, tutto di prima, si gioca bene, la Juve non c'è oggi, pallone ancora da questa parte, il pallonetto per Zaniolo, De Sciglio, Foster. Allontana e Genoa chiude qua 3-1 la Juve, meritatissimo, una Juve davvero inesistente, e si va a leggere classifica e risultati e poi ci salutiamo e buona domenica a tutti in anticipo. Allora, 21esima, Genoa batte Juve 3-1, Inter vince il derby della Madonnina 4-0, Fiorentina che torna alla vittoria 4-0 col derby con sul derby con l'Empoli, Atalanta-Napoli 2-0, grande vittoria dell'Atalanta, Lazio-Spezia 3-1, Torino cade in casa con Lecce 0-3, ma non è una novità, Bologna-Salernitana 0-0, Udinese-Monza 2-2, Roma-Sampdoria 0-0, Como-Sassuolo 1-1, la classifica, Fiorentina. Per adesso, sempre al comando, non molla di una virgola, 46 punti, Milan 44, Genoa Inter 39, Napoli 37, Juventus 36 insieme a Lazio e Atalanta, gran bagarre per le coppe europee, Roma 32, Udinese Sassuolo 31, Torino 30 e via via, come potete vedere le altre, che c'è gran bagarre anche per la salvezza, attenzione, le vittorie importanti dei Salentini, del Lecce. E quindi in casa del toro, e quindi andiamo avanti e ci salutiamo qui, ragazzi. Che dirvi, si avvicina l'Europa League, la prossima giornata sarà dura, perché sarà dura, siamo ancora in fase di mercato, vedete abbiamo Empoli, Napoli e Spezia, quindi attenzione massima, l'Empoli all'andata ce l'ha ficcate, sempre squadra brutta da affrontare. Andiamo avanti. Per i medici sono già Sì, arrivati. arrivo. Però perché ho paura di entrare. Aspetta che arrivo. Aspetta, arrivo, ma scusate, rumore, d'altronde, se mia mamma mi parla non posso dirgli, oh, stai zitta che sto giocando. No, assolutamente no. Va bene, non c'è nessuna richiesta per adesso, vediamo quanto manca alla fine del mercato. Mica tanto, dopo la partita con lo Spezia. Vabbè, ragazzi, per adesso è tutto e siamo lì. In piena Champions League, terzi in classifica, quindi dobbiamo tenere questo passo. Sarà difficilissimo. Adesso arriverà poi l'altro turno di Coppa Italia con il Milan. E poi ci sarà l'Europa League anche contro l'Antwerp, che mi ha cercato come allenatore, ma io ho detto di no assolutamente. C'ho un obiettivo da far vincere qui qualcosa con il grifone, quindi andiamo avanti col grifone. Ciao a tutti, buona domenica.